Dovrebbe funzionare, perfetto. Stavo dicendo che parlando di sostenibilità, inevitabilmente dobbiamo parlare delle tre dimensioni della sostenibilità, che sono economica, sociale e ambientale. Quindi è superato ormai l'idea che parlare di sostenibilità sia solo un discorso ambientale, ma oggi, soprattutto legato al mondo economico, al mondo delle imprese, è un discorso di tipo economico. Quando si è incominciato a parlare di sostenibilità, ma andiamo un po' indietro, negli anni 70, quando il Club di Roma ha commissionato al MIT di Boston uno studio sui limiti dello sviluppo. Questo studio sosteneva che un modello economico basato esclusivamente su una crescita quantitativa non avrebbe potuto reggere, non avrebbe potuto garantire una vita adeguata alle generazioni future. Pertanto il percorso è stato abbastanza lungo, ma credo che sia da sottolineare un evento molto importante, ovvero sia nel 2015, nel settembre 2015, quando l'ONU ha approvato all'unanimità l'agenda globale per lo sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che sono di tipo economico, sociale e ambientale. È stato davvero un evento storico perché per la prima volta è stato dato un chiaro giudizio dell'insostenibilità dell'attuale modello di sviluppo e si è affermata la visione integrata che dicevo prima della sostenibilità anche da un punto di vista economico e non solo ambientale e sociale. Volendo fare velocemente il quadro di riferimento normativo, sia a livello internazionale che a livello europeo e poi arrivare diciamo, alla normativa italiana, la quale noi commercialisti siamo obbligati a rispettare sia come commercialisti, ma soprattutto magari per adesso, a breve come commercialisti, direi, rivolte alle PMI, oggi magari come membri del consiglio di amministrazione o revisori di società di grandi dimensioni. Faccio veramente una carrellata velocissima partendo dal Global Compact del 1999, quando l'allora segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, rivolgendosi a tutte le imprese, esortò le imprese a rispettare dei principi che erano rivolti al rispetto dei diritti umani, all'ambiente, alla tutela di standard lavorativi e alla lotta alla corruzione. Arriviamo al 2015 con l'Agenda 2030 che non riprendo, sottolineo il 2015 l'accordo di Parigi, l'accordo sul clima, dove tutti i paesi si sono impegnati a contenere l'incremento medio della temperatura di sotto di 1,5 gradi. Tralascio Glasgow a fine 2021 perché ho poco tempo a disposizione e perché conosciamo le dichiarazioni anche di India e Cina. Arriviamo più strettamente alla direttiva che ci interessa a noi come professionisti. Nel 2014 è entrata in vigore la direttiva 95. Noi sappiamo che dal punto di vista della normativa europea prevede direttive e regolamenti. I regolamenti sono direttamente applicabili nei singoli paesi, mentre le direttive devono essere recepite dal nostro ordinamento giuridico. In Italia è stato recepito dal decreto legislativo 254 del 2016 che ha introdotto l'obbligo della dichiarazione non finanziaria. Questa dichiarazione non finanziaria, è un documento del bilancio, fa parte integrante del bilancio e tutte, le imprese però per ora di grandi dimensioni, quindi enti pubblici, banche e assicurazioni che abbiano più di 500 dipendenti, 40 milioni di ricavi oppure 20 milioni di attivo di stato patrimoniale, sono obbligate a redigere la dichiarazione non finanziaria. Questa dichiarazione, quindi facendo parte del bilancio, ovviamente deve essere approvata dal CDA, è soggetta a revisione e controllo è effettuato dalla Consob. In questa dichiarazione si deve descrivere l'attività che l'impresa svolge dando informazioni di carattere non finanziario sulle tematiche ambientali, sociali, attinenti personale dipendente, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione attiva e passiva. Si deve descrivere anche il modello organizzativo, le politiche praticate e i rischi generati e subiti dall'attività di impresa. Quindi capite che ovviamente ci si sta avvicinando con la nuova direttiva che è la Corporate Sustainability Reporting Directive che è stata pubblicata il 21 aprile del 2021, quindi recentissima, deve essere ancora recepita dal nostro ordinamento giuridico, ma questa basterà l'asticella perché saranno obbligate a redigere. Hanno cambiato il nome, non si chiamerà più dichiarazione non finanziaria, ma reporting di sostenibilità. Tutte le imprese, quindi tutte le imprese, non enti di interesse pubblico, tutte le imprese che abbiano almeno 250 dipendenti. E
e sempre uno dei due 40 milioni di ricavi o 20 milioni di attivo. Quindi chiaramente ecco che il commercialista che si rivolge alle PMI, al di là di essere nel consiglio di amministrazione, è direttamente chiaramente interessato. Perché oggi le imprese devono dare informazioni anche di carattere non finanziario, quindi dovremo abituarci a non fare solo delle analisi di tipo economico-finanziario, ma anche delle analisi di altro tipo, ambientale e sociale. Molto velocemente, come dicevo prima, il faro della sostenibilità è l'agenda globale per lo sviluppo sostenibile. Se vogliamo spacchettare i 17 obiettivi in economico, sociale e ambientali, quelli che ci riguardano più direttamente, quindi quelli di tipo economico, sono lavoro dignitoso e crescita economica, l'obiettivo numero 8, di industria, imprese e innovazione, a proposito di innovazione del convegno di oggi, ridurre le disuguaglianze e un consumo e produzione responsabili. Ma tutti questi obiettivi sono strettamente correlati tra di loro. Volendo fare appunto una suddivisione, uno spacchettamento, questi sono quelli più prettamente di tipo economico. Bene, arriviamo alle imprese. Oggi le imprese, fare impresa è abbastanza difficile stare sul mercato e il nostro imprenditore deve trovare dei fattori di differenziazione, anche perché i concorrenti sono tanti, parlano lingue diverse e hanno esperienze diversificate. Quindi il nostro imprenditore deve coniugare, mettere insieme non solo i classici fattori della produzione, terra, capitale e lavoro, ma tutti gli asset immateriali, quali l'informazione, la comunicazione, il know-how e tutto. Elementi che fino a qualche decina d'anni fa ovviamente non erano così importanti. La sostenibilità anche a livello internazionale è ritenuto un driver fondamentale di sviluppo e il motore di questo cambiamento sono le imprese. Legate alle imprese, vi ho riportato in questa slide le sostenibili carte d'Italia. Questo è un volume che Confindustria ha pubblicato nel 2018 in occasione dell'Assemblea Generale. Ho riportato perché ovviamente a distanza di 4 anni quanta strada abbiamo già fatto, nel senso che in questo volume nel 2018 ci si interrogava e le domande erano che cos'è la sostenibilità? Riguarda solo l'ambiente? È una questione solamente etica o è molto di più? È un costo o un investimento? È una moda passeggera oppure è un trend, è una tendenza mondiale? E che ruolo possono avere le imprese? A distanza di 4 anni le risposte sono veramente molto chiare. È un investimento, è una tendenza, mondiale e le imprese sono davvero il driver di, sviluppo. Le imprese, infatti, i nostri imprenditori devono cercare oggi, per essere competitivi, devono capire quali sono le nuove esigenze e cercare di soddisfarle. Devono pensare, o meglio, ripensare a come fare impresa e quindi analizzare i propri modelli tradizionali di business, l'organizzazione e i processi produttivi, cioè rivedere quella che viene definita la cosiddetta catena del valore. E è chiaro che devono rivedere il processo produttivo diminuendo l'impatto sull'ambiente e utilizzando in maniera più efficiente le risorse. Tutto questo ovviamente richiede investimenti, ma soprattutto richiede una visione strategica di medio-lungo periodo. Anche le comunità che possono essere locali, nazionali, internazionali, con le quali l'impresa si confronta sono decisamente importanti. È chiaro che tutto questo comporta dei rischi, ma a mio parere le opportunità che oggi le imprese hanno davanti sono maggiori dei rischi. Anche perché le imprese si devono differenziare dai propri competitors e devono cercare di rafforzare la fiducia negli stakeholder, cioè nei portatori di interesse e un ruolo fondamentale lo gioca la governance. La governance, che è il consiglio di amministrazione delle imprese, che deve avere una visione strategica, come dicevo prima, di medio-lungo periodo e operare delle scelte che siano rispettose dei lavoratori, dell'ambiente, del rispetto delle regole e della legalità, ovviamente per avere fiducia in tutti gli stakeholder. Vado velocissima perché mi è andato pochissimo tempo. Ecco, vi ho riportato anche un aspetto della finanza.
La finanza, altro attore del nostro sistema economico, e in particolare ho riportato in questa slide una frase che ho estratto dalla lettera che ogni anno Larry Fink, che è il fondatore di BlackRock, ricordo che BlackRock è il più grande fondo di investimento mondiale che gestisce oltre 10 mila miliardi di dollari, pare 6 volte più l'italiano. Ogni anno, dicevo, BlackRock scrive agli amministratori delegati di tutte le imprese partecipate una lettera, e la frase che vedete nella slide l'ho presa dalla lettera che all'inizio del 2022 ha scritto appunto ai CEO. La leggiamo insieme. Ci concentriamo sulla sostenibilità, non perché siamo ecologisti, ma perché siamo capitalisti e siamo legati da un rapporto fiduciario verso i nostri clienti. Quindi, dalla lettura di questa frase capiamo esattamente che la sostenibilità per le imprese è un tema centrale e si conferma sempre di più la trasformazione in chiave ESG che ormai è diventata urgente e ineluttabile. Secondo Larry Fink, alla base del capitalismo c'è un costante reinventarsi per non rischiare di rimanere soppiantati dai nuovi competitors. E quindi le imprese devono continuamente evolversi di pari passo col mondo che le circonda. Direi che un cambiamento era già in atto, ma la pandemia, a mio parere, ha messo il turbo a questo cambiamento. Anche perché bisogna che ci rendiamo conto che il mondo è cambiato, il modo di lavorare è cambiato e anche i consumatori acquistano in modo diverso. Ho citato prima la trasformazione in chiave ESG. Cosa vuol dire? Oggi le imprese sempre di più verranno valutate secondo criteri ambientali, sociali e di governance. I che sta per ambiente, quindi dovremo fare una valutazione anche se l'impresa è sottoposto a rischi ambientali, se l'impresa lavora magari in paesi, ha siti produttivi che lavorano in paesi dove c'è l'esposizione al lavoro minorile, per esempio, e tutto questo ovviamente un ruolo fondamentale ce l'ha la governance. Non ripeto più quello che ho detto prima, perché gli uomini che compongono e donne che compongono il consiglio di amministrazione devono avere ben presente tutto questo. Considerate che oggi le banche concedono finanziamenti alle imprese e quindi concedono credito se sono imprese sostenibili, o meglio, se sono imprese sostenibili glielo concedono a costi inferiori. Così come gli investitori fanno sempre di più un'analisi di questo tipo prima di poter investire il loro capitale. A livello dell'Unione Europea, da molto tempo, diciamo, l'Unione Europea ha sempre creduto nella sostenibilità. Si è sempre impegnata a favorire uno sviluppo che soddisfi le generazioni future, cercando di creare sia nuove opportunità di occupazione, sia investimenti, garantendo quindi la crescita economica. La finanza, e i mercati. Abbiamo detto prima che sempre di più c'è questa attenzione alla sostenibilità e l'attenzione ad analizzare quali sono i rischi dell'impresa, che, ripeto, non sono solo di carattere economico-sociale, ma finanziario, scusate, ma sono anche ambientali e sociali. Faccio solo un esempio. Qualche anno fa con Volkswagen c'è stato il problema del gas di scarico, eccetera, delle auto. Sicuramente cioè, hanno subito un danno economico per il fatto in sé, no? Però anche il danno ambientale, ma pensate alla reputazione e quindi il danno di immagine che ha avuto come ripercussione Volkswagen. Mi avvio alla conclusione riportando il 17° Goals dell'Agenda 2030, che è partnership e gli obiettivi, ovvero sia che se tutti non ci impegniamo a raggiungere questi obiettivi, ovviamente sarà molto difficile realizzare questo grande progetto. Anche perché le cose si fanno insieme, non tanto e non solo per una condivisione, ma anche per una necessità. Fare business e farlo in modo sostenibile e soprattutto ricordarsi che abbiamo una sola terra. Chi fa imprese, chi investe, chi fa finanza, l'istituzione devono tener conto di tutto questo. E l'Agenda 2030 è il nostro faro. Spero di aver rispettato i tempi che mi sono stati assegnati, facendo questa corsa anch'io, non ciclistica, ma sulla sostenibilità. Vi ringrazio e rimango a disposizione per le tue domande.
Grazie.